Tanto siamo già registrati, cosa conti? Non c'è da contare. Ok, vabbè. Ma devo addrizzarla un po' la telecamera. No, va bene, tanto mi metto così. Ah, ok. Buon salve a tutti amici di GameExperience.it, come state? Spero bene, io sono Sim, lui è Porro e oggi parleremo di Dragon Ball Sparking Zero, il nuovo gioco di Bandai Namco con tutti i protagonisti della serie Dragon Ball, che sia fumettistica o animata, e il buon Porro l'ha provato per noi, l'ha recensito, trovate la recensione completa e col voto sul nostro sito, che trovate anche qua. Dopo le recenti vicissitudini del canale, non c'è, sono andato in bancarotta. Non c'è stata nessuna bancarotta. Sono andato in Danimarca, come potete vedere dall'abbigliamento. Non è vero. Vendo acciughe, non è pescate, non è vero, con sudore, tra l'altro. E, non è vero, non fa il pescatore. Non fa il pescatore. Che recenti vicissitudini del canale non c'è stata nessuna hanno portato a, a una cosa? Chiusura. Cosa? Prematura, sì. Dei miei interessi, sì. In Lapponia. In Lapponia, no, non c'è, non, eravamo... non abbiamo niente in Lapponia. Comunque, 4 supercar, quattro sono diventate, Le ho vendute. Ah, ok, come stavo dicendo, trovate la sua recensione sul nostro sito GameExperience.it, che è linkato qua in descrizione. Vi ricordo anche eventualmente di iscrivervi a questo canale, perché potete trovare video come questo. Sapete dove potete iscrivervi? No, non appare qui, appare sotto. Ah, non abbiamo i potentimenti. No, è qua sotto, appare qua sotto. Sì. Qua sotto. Sì, sì, sì. No, neanche lì, neanche lì. Potete seguirci anche sui nostri social, trovate tutti i link sempre in descrizione, ci trovate come Game Experience TV anche altrove. Adesso oppure su www.mipiacitu. Non c'è nessuno, non esiste più, non è una cosa degli anni 90 che nessuno coglierà probabilmente, a parte quelli che sono fan di Dragon Ball. Non fai passare qua la Omnitel. Non faccio la Omnitel, addirittura, no. Non è tutto intorno a me. Non è tutto intorno a te, non ancora. Peccato, ma sai cos'è intorno a me? Il gameplay di Dragon Ball Sparking Zero, sì, che abbiamo registrato in live qualche, sì, minuto fa. Sì, abbiamo, sì, registrato, sì, sì, qualche, sì, minuto fa, dove Milone ha vinto e non ho vinto, cioè non so giocarci. Potete, sì, ammirare tra l'altro la sua abilità. No, certo, dei personaggi, certo, sì, toppissimi, sì, sì, omnicomprensivi. Sì, 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 omnicomprensivi. Sì, sì, beh, okay. Dal pelato al blu. Da, c'è una categoria. Okay. Dal pelato al blu, sì, okay, dal furry in giù. E in giù, vabbè. Ah, ok, va bene, va bene. Comunque, vi lasciamo al gameplay e poi diamo qualche nostra considerazione sul gioco. Adesso noi avviamo, for the first time, almeno Kaskowski. Io per la prima volta, perché il buon Porro, ricordiamo che ha fatto la recensione del gioco, che trovate sul sito GameExperience.it, gli abbiamo dato anche un bel votone, oneone, quindi adesso lo vediamo. Sai? Sì. L'aneddoto del perché questo, sì, che è il seguito di Budokai Tenkaichi 4, sì, o 3, no, no, o 3, 3, scusa, 3, okay, si chiama Sparking perché? Perché in Giappone, sì, non si è mai chiamato Budokai Tenkaichi, ma la serie si chiama Sparking. Ah, questa cosa non, Budokai io non Tenkaichi la sapevo, okay, era la definizione della serie in Europa. Ah, ok, quindi andiamo direttamente. Facciamo vedere il roster, così parliamo anche di un po'. Ok, allora guardiamo il roster. Guardiamo il roster di. Sì, no, più che altro perché c'è una cosa che non vorrei far vedere, che è la galleria personaggi. Ah, che ok. È una roba che non ho voluto penalizzare, diciamo, il gioco per quella cosa nella recensione. Però è abbastanza. Non ne ha parlato nessuno, e penso che sia per lo stesso mio motivo, ovvero. Cioè, la galleria dei personaggi è Kiki, che videochiama Bulma, sì? Che videochiama Videl. E commentano i personaggi. Il problema è che tre quarti dei personaggi sono uomini e ci sono battute del tipo: hai visto quella tutina come mi sta tanto aderente? Come? E quando ti trovi davanti a quella roba dici: mi stai dicendo cosa, che come è, la sto valutando? È sessismo, ma all'inverso. All'inverso, va bene, ci sta. Vabbè, i giapponesi fanno questo e l'altro. Cioè, puoi addirittura. Esatto, bravo, è una cosa giapponese. È una cosa molto, è una giapponese. Cosa giapponese. Okay. Sì. Non gioco a una roba del genere da 20.000 anni. Quindi io mi sento completamente fuori luogo. Ok, ok. Quindi io faccio così e scelgo. Ah, no, vedi, non ci sono tutti i personaggi. Non sono tutti sbloccati. Ma c'è di tutto. Però. Alcuni, tra l'altro, sono sbloccabili con l'acquisto di monete in game.
Sono un botto. No, allora io vorrei. C'è Majin Buu, dai, sì, ci sarà Majin Buu. Sì, allora, Majin Buu io lo voglio assolutamente. Eccolo qua, ovviamente quello grasso. Perfetto. Quello diversamente magro. E, oddio, lui me l'ho dimenticato. Beh, un bel Darbula. Freezer dorato, Darbula e Goku rosa. Ma chi è Goku? Perché c'è Goku capelli? Rosé, anzi, Goku Rosé. Perché è Rosé? È una fusione che non mi ricordo. No, lui, ok. Non l'hai mai visto perché penso... è in Super. Ah, in Super no, io Super non l'ho visto. Ho visto soltanto una parte di Super. Cioè, lo vedi che qualità del... Cioè, in... secondo me è proprio... Però... ah, ok. Oddio. Ecco, io sto già prendendo a caso. Cioè, io non posso schivare questa cosa. Ok. Ok, io non so i tasti, raga. Ok, l'ho schivata, ok. Come faccio a avvicinarmi a te? Ah no, questo va giù. Posso trasformarti in cioccolatino? Sì. Aia. Oddio, non vedo... Allora, queste cose che vengono fuori non le so. Ah, posso cambiare anche il personaggio. Ah, m'hai preso? Ma scusa, mi ero spostato. Ok. Fatto il cambio con il Goku piccolino, sì. Ma scusa, Goku piccolo è grande quanto Freezer? Beh, Freezer forma finale e quindi di conseguenza anche quello dorato. Io non so i tassi, zi. Perché fa così? No, ok, vabbè, ok. Cioè, perché ha fatto quella mossa di così? Perché si mette sul piedino? Cosa? Guarda, perché fa così? Allora, aspetta che io voglio capire le cose. Guarda qua. Oh! No, maledetto cane! Ok. Ma cosa ti carichi? Cosa carichi? Chi? Dove? Quando? E perché? Ti lancio pure le palle su... Come ci si ripara? Poi guarda, lui non mi dice le mosse, non mi dice un cazzo. Bastardo, è cambiato! Ma poi sei troppo piccolo! Però io, scusate, ma adesso devo cambiare il personaggio. Devo provare il mio campione preferito. Oddio, ho fatto qualcosa! Ok! Niente. Aia. Oddio, com'è che si cambia il personaggio? Non mi ricordo come si cambia il personaggio. Come... Ah, così? No! Cosa cazzo fai? Stai tranquillo! Cos'è sta cosa? La spada chi? Io ti sparo le palle. Aspetta. Come cazzo si cambia il personaggio? Ma perché non me lo dici come si cambia il personaggio? Ma sei proprio, guarda, me che gioco a Smash Bros. No, perché lui? Non volevo lui. Perché mi ha messo lui? Tasto sinistro per cambiare. Tasto sinistro. La freccetta sinistra. Freccetta sinistra? Non ha fatto niente, zi. Non hai premuto, ma forse non hai più, zi. Ma scusa! Ah, no, non hai il cambio, vedi che... Ah, deve caricarsi quello! Ok, ho capito. Ok. Tipo questo caricamento della minchia, come cazzo lo fa? Zio, non lo so. Aiuto. No, m'ha preso. Ma poi tu sei Darbula, non dovresti farmi male. Aia. Oddio, Toppo, è arrivato. Aia. Che miseria, ladra. Ma basta caricarti, che non sei nessuno, sei solo un piccolo coso che... Ma che pugni che ti tiro! E
l'unica cosa che so fare, comunque. Come cazzo? Perché dice giustizia cose? Perché non me lo fa fare? Cazzo! Madonna! No! No! No, dai, povero topo! Simone, l'unico giocatore sono... di Zero che non sta usando gli attacchi aura. No, perché non so giocarci, raga, cioè non è... Visto che gli ho tolto, gli ho visto che tolto si è la maglietta. Victory. È finito questo succo. Com'è? Figo? È figo se sapessi giocarci. Ma chi è lui? Ma chi è? Sono personaggi di Super. Oh, raga, mai visto. Ma che brutto. Ma da dove è uscito? Boh, vabbè. Cabba the Hutt. No, non è Cabba the Hutt, non esiste. Io c'ho la scimmia. Sì. E che qua non è salvato, ma la scimmia di Baby è fortissima. Baby scimmia dorata è fortissima. Baby scimmia dorata. Wukong? C'è Wukong anche qua, raga. Col vasetto. Col vasetto. Oh, 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 no. Allora. Raga, poi Porro non mi dice i tassi, non mi dice un cazzo. Io non so come si fa Laura. Non lo so. Ah, aspetta, okay, aspetta. Sì. Adesso, tasto in alto. Freccia in alto. Freccia in alto. E poi? Non puoi più qua. Fai cerchio, fai cerchio. R2 cerchio. R2 cerchio. Ah, adesso non puoi più. Vabbè, carica un po' di aura. E ascolta me, carica, carica. Ok, ce l'ho cerchio. Carica. Va? Che cazzo? Ma? Vabbè, io non ci sono, ma adesso devi dare un po' di bot, devi caricare. Volevo farti evolvere. No! No! Ma? Ma come? E poi fui! No! Ma come? No, no! Ok, adesso puoi evolverti. Fai un attimo freccia in alto. Fai quadrato. Questo che ha perso gli occhiali. Ha perso gli occhiali, sì. Oddio, grossissimo. Max Power. Fai R2. Bellissimo. Ma poi lui non può volare. Come fa a volare? Papparapapà. No, come papparapapà? No, no, no. Peccato, non hai preso il mio oggetto di sperma. Il mio oggetto di sperma non credo, Cos'è finto coraggio? Ma? Come cazzo ti fai a riparare, tu bastardo? Che mi ripari tutti i cazzo di colpi? Oh! Vigore. Non so cosa ha fatto, però... Sì, eccolo. Ma bello. Bello, bello. No. Suka. Perché c'è la luce addosso? Che cazzo sta facendo? Perché il regalo? No. Ma vaffanculo. Bellissima sta cosa, ok. Ah, perché lui non ha l'aura. E quindi c'ha la luce che gli viene dal... Ok, ho capito adesso. C'ha il faro di luce che gli viene sopra, bellissimo. Bello. Sono due vecchi che si menano per strada. Cioè, è una cosa normale, magari in qualche regione italiana. Oddio. Oddio, ma quanto è secco lui, comunque. Oddio. Lui è un po'... È un po' Jerry Tear. È vero? È Michael Jerry. È un po' Jerry Tear, un po' lui. Aspetta. Oh, calmo.
Oddio, che... diventa Saiyan anche lui. Ok. Oddio. Oh! No, non me lo fa più fare. Cioè, ma se schiacci per sbaglio non lo puoi più fare. Che cosa? Il cambio del personaggio. Freccia a sinistra. Non lo fa più. E perché sei morto? Ah, ok. Ah! Oddio! Ma è enorme, dai! Ah, si carica pure lui! Madonna, bellissimo! Ma poi sei piccolino, come faccio a prenderti? Ma è impossibile! Ma è impossibile! Vedi, cioè, questa cosa che lui è gigante, uno pensa, ah, è fortissimo. Sì, ma come faccio a prendere uno come te? Sì, ma... Vabbè, ah, ma io sono anche piccolo. Poi è anche lentissimo, cioè, è grosso. Qua! È grosso, ma è lentissimo. Onda esplosiva. Bellissimo. Però gli effetti sono troppo belli, eh. Tutte queste esplosioni, queste robe sono bellissime. Sì, ma quando ti esplode il pianeta sotto. Oddio. Poi perché diventa tutto buio improvvisamente? Ma scusa, tieni premuto R2. R2. Ancora. Vai. Ah, perché voglio per vedere cosa fa. Succede lui in limite. Al massimo? Fai cerchio. Oh, zero, ah, zero. Ma? Che tra l'altro la versione di Vegeta dello scimmione è già più, come dire, senziente, no? Sì, perché sì, quella sì, di Goku, sì. Lui non capisce un cazzo e fa esatto. Tutto. Come ha fatto a morire? Mamma mia. Io sono un androide! Vieni qua! Bellissimo! Perché non capisco finto coraggio a cosa serva, comunque. cosa fa? Oh, no! No! Che è? Ma lui non ce l'ha là, cioè non si carica lui però. Chi? No, perché lui, se non mi sbaglio, era quello che non aveva la potenza magica. Non mi ricordo, c'era qualche personaggio che non poteva usare che poteva usare solo le arti marziali, o sbaglio. Oddio. Oh! Sì, perché lui non si carica. Oddio, c'ha la testa scoperta, no, che brutto. No! Bastardo che tiri fuori il cazzillo qua! Non va bene! Sì, vedi, non si carica lui, non fa. Vincerò con lui! Con Mr. Satan? No! No! Ma qui che faccia fa? Ma che faccia fa lui? Dai! Guarda quanto gli ha tolto! Bellissimo! Vedi però le palle le tira. Ma oh, come ti pari, bastardo? Ma ancora non me lo dici, Con R1. Ah, così, ok. No, mamma mia. Con sto faro. Aspetta, ti prego. No, dai, volevo vedere cosa succedeva con l'evoluzione in R2. Perché diventa così scuro a volte? Ah, se io mi metto in mezzo alla cucina, guarda che succede. Spacca tutto. Ma si distrugge. È anche l'unica cosa che c'è in questo stage. Si distrugge. Certo. Oh. L'ho appena sfondato. Aia. No. Ancora sto tizio. Ma sei proprio maledetto, No! A
ma le palle non sono autopilotate, cioè lui può sparare anche a caso, cioè non è detto che ti prenda. Ah, ok. Oh! Personaggi di merda. Cioè io ci ho provato, minchia, era veramente incredibile. Io ho vinto con la versione mia Android, sono bellissimo. Io direi che possiamo partire con questi. Perfetto. Qua, ahi, mica che mica. Che lotta epica qui, uè. Chiamiamo i carabinieri qua, eh. Riff è letteralmente una combo infinita. Ah sì, è una combo infinita, no? Guardalo. Cattivissimo. Bellissimo. Comunque, cazzo, sembra l'anime, eh. Fatto bene, fatto bene. Lui ha la parata automatica. Ultra istinto. Vai, attaccami. Ma dai, ma è rotta una cosa del genere. Perché lui è ultra istinto. Nell'anime tu non l'hai mai visto super. Eh no. Quando si sblocca, lo provano a colpire e lui rimane fermo, ma in verità sta schivando tutti i colpi. Ma io spero che online non si possa usare. Cioè è rottissima una roba del genere, un picchiaduro. Cioè non ha senso neanche combattere. Però vedi, ci sono dei momenti in cui... Ah, ok. Oddio. Ho già i vestiti rotti. Oh! Ah! Che cazzo? Oddio, che cazzo? Che... No, maledetto cane. E quando fai la stessa tecnica, ah, c'è okay. Il momento. Oh, oddio. No, che cazzo hai fatto? Che cosa? Ah, si trasforma, ok. Bellissimo quel doppiaggio giapponese, però, eh. Ti dà quella sensazione di potenza infinita. Comunque, madonna. Hai visto che siamo su in cielo? Sì. Le mosse finali sono belle. Sì, sono davvero belle. Hanno proprio cagato fuori dal vaso per certe cose. Ma siamo proprio nello spazio in questo momento. Ma che cos'è? Sono nudo adesso, tra l'altro. Puoi fare di più? Sì. Spirito del Super Saiyan. Aiuto. Ma tu puoi evolverti, mi sa, eh? Come? Ah, no, sei morto. Sono morto. Potevi diventare blu anche tu. Ah, ok, adesso ci provo con lui. No, non ce l'hai ancora. Ah, ok. Oh! Perché non lo puoi vedere, lampo. No, vabbè. Oh, ho spaccato tutto. Ma che cosa è successo? Ho attivato ultra movimenti. No! Ma non vale così, non vale. Ok, vai. Ora puoi... Tasto freccia in alto. Tieni premuto la freccia in alto. Ok, quadrato. Bellissimo. Ah! Poi devi averne ora due. Sì che mi due sento. Devi averne due, comunque. Eh? Oddio, che cazzo! No, ho sbagliato, non volevo fare questa. Così non la carica. Bastardo, ma prendi così non si carica. Vai, puoi evolverti. Posso evolvermi? In alto. E quadrato. Ah, ho sbagliato, sono tornato scemo. Ho sbagliato! No! Sono involuto! Cioè, non va bene! No! Cioè, too much respect! Come per dire ammazzami! Cioè, it's time! No! Che cazzo? No! Ti ho battuto! No! C'ho il Teletubbies! Oh, ma il Teletubbies si carica? Certo, è fortissima, Rebrian. Vabbè,
Ecco, zio, sono volato via. Oddio! No, no. No, cosa fa? Oh, fermati! No, lo devi fare per il meno. Cannone dell'amore. Cosa fa? Ah, devo farmi ammazzare da te? Devi fare addio Tenzing. No! Dai! Ma non l'ha fatto! Perché ferma, tra l'altro, non si fa fare niente? Zio, non posso fare nulla. Perché? Non mi posso muovere. Ah, sei stanca? E si sente Tenzing. Ciao, Ose! Oddio! Vabbè. Ah, ok, adesso si muove, ok. Però non sei no, sì! Certo! Io qua a fare le canzoncine col sole, le Teletubbies, e tu a farmi l'ultra cazzo istinto, robe. Amore infinito. Ah, perché ero troppo lontano? No, no, Suka. No, tu devi credere nel potere delle fate. Ti prendo letteralmente a schiaffi, non so se hai notato. Poverina, ha sofferto tantissimo. Vabbè, non c'era possibilità di fare altro, cioè non c'era davvero possibilità di fare altro. Grazie al cazzo, mi viene da dire. Bello però, molto carino, molto carino. Bellissimo così. Questa è la scena di un anime. Ma è proprio animato bene comunque, dai. Non è male. Poi, per carità, alcuni potranno anche dire, però Fighter Z è più figo. Però sono. Signor, a che cazzo di livello l'abbiamo messo? Non lo so, se non lo sei tu. Perché magari alcuni possono dire, però i modelli in Fighter Z sono più fighi. No, zio, stiamo parlando di probabilmente un gioco completamente diverso. È in versione super la. Probabilmente la CPU è in modalità super, perché in sto gioco se sbagli la modalità. Madonna quanto si carica. Oh, la Genkidama? Puoi fare già la Genkidama? Che cazzo sta facendo? Si stava caricando per distruggerti l'ano, credo. Infatti. Madonna. Ma sta facendo. Non va bene. È in versione super, in versione sparking da CPU. È on fire. Vai, vai, spari una cosa gigante. Oddio, oddio. Bellissimo. Fico, fico. Cosa gli hai fatto? La mossa finale. Ma ah, bellissimo, cazzo. Ci sono delle mosse tipo quella, la Kamehameha tra i fratelli, che sono fuori di te. È una scena. Se togli l'HUD. Sì, se devi l'HUD è una scena dell'anime. Mamma mia. Ah! Ok. Bellissimo! Devastato! Distrutto, polverizzato completamente! Io lo dovrò recuperare, super cazzo. Perché non l'ho visto tutto, l'ho visto solo una parte. Ok. Ma la mappa che cos'è? Il torneo di Super. Ah, ok, ok, ok. Ma Super è finito, giusto? Sì. Ok. Quindi si può recuperare e vederselo tutto. Infatti il menu delle trasformazioni di Vegeta era enorme. Cioè potevi trasformarlo in mille modi. Ma
E sta cosa del... Ma? Ah. Ma poi ogni tanto c'è una trasformazione per ogni cosa. Spara io un... Oh, oh. Ah, diventi pure blu. Ok. Oh, bellissimo. Oh, lui, ma lui... Voglio che si trasformi davanti a te. Che lui si può trasformare anche giro. Ma... Ecco. Ah, come diventa? È un testicolo incazzatissimo. Ok. C'è una roccia a separarmi. Oh, esplosione! Oh, è bellissimo. Bah! È ancora vivo, tra l'altro! Madonna. Però gli effetti di luce, per la Real Engine, queste cose qua, è proprio se le mangia, Mamma mia, è bellissimo. E lui comunque l'ha... Ma incurato comunque, Come nella realtà, perché poi Vegeta succa da Jiren e Goku impazzisce e diventa Ultra Instinct Super Power. No, vabbè, se fa l'animazione in quel modo come nell'anime, cazzatissimo. Che poi anche c'è quello che dicono, il doppiaggio è tutto contestualizzato a quella fase di quel momento del manga o dell'anime. Ma i doppiatori giapponesi sono andati a ricercarli quei doppiatori lì? Sì. Porca miseria. E lo sai che il più grande pregio di questo gioco sono i what if. Nella modalità avventura puoi giocare il cosa sarebbe successo se. Ah, sì? Sì. E sono nei momenti più fighi. Tipo, e se Goku non avesse accettato l'aiuto di Piccolo per combattere Raditz? Ah, e ti fa vedere cosa sarebbe successo? Sì. Guardalo. Ah, oh. No, ci vuole ancora un po', eh. Oh, 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 spostati. Oddio, ma lo stesso... È lo stesso frame! No. Ma è già morto? No, è lì che non si muove perché è frizzato. E non può essere frizzato, è Cell. Guarda. Aspetta. No, non me lo dire. Secondo me è quella più figa che hanno fatto. No! Bellissimo! No, bellissimo. Peccato che non è morto, perché avrebbe fatto... Vabbè, rifacciamo. Guarda questa. Lui c'ha tutte le animazioni più fighe. Hai visto che ha spaccato? Sì, ha spaccato tutto! No, bellissimo. Fatto troppo bene. Cioè, se sei un appassionato di Dragon Ball, sei un fan di Dragon Ball, sto gioco qua è totale. Eccoci qua, siamo tornati. Siamo qui. Allora, come avete visto, vabbè, io non sono bravissimo, lui un po' di più, ci ha fatto vedere un po' di cose, però, dammi un tuo parere, oltre alla recensione che ricordo trovate sempre sul sito gamexperience.it, che ha scritto sempre il buon Porro, ma dacci qualche considerazione così a caldo, a caldo. Voglia, ci hai giocato un botto, vabbè, sì. Io vi consiglio di passare su www.potara.it. Ma poi che è una cosa sola, no? È In verità sono rimasto piacevolmente sorpreso dall'evoluzione che ha avuto
Dragon Ball Sparking Zero, dal momento in cui l'abbiamo visto per la prima volta al momento in cui mi sono approcciato alla prima volta. E l'evoluzione non è stata tanto del gioco quanto delle sensazioni che ho ritrovato. Perché da una parte, vedendolo per la prima volta, il gioco mi aveva dato delle vibe di ok, è un bel progetto, interessante il fatto che torni una serie super amata come quella di Budokai Tenkaichi, ricordiamo. Sparking il nome della serie fin dagli albori in giapponese, però non mi aveva convinto del tutto. Mi dava interessante la Real Engine, bellissimo che ritorna una serie, magari quindi il suo gameplay non troppo tecnico poteva far apprezzare, avvicinare di nuovo alla saga tanti orfani di Budokai Tenkaichi, però poi c'erano delle incertezze dal punto di vista grafico, visivo, delle sensazioni che trasmetteva il video che non mi convincevano. Ok. Oltre al fatto che volevo capire come 182 personaggi di roster potessero essere inseriti in un ecosistema che non ti facesse fare sempre le stesse cose. Esatto. E ci sono riusciti. Fai sempre le stesse cose, perché la mappatura dei tasti è quella per tutti, anche le combo sono sempre quelle per tutti, però dal punto di vista visivo è così bello, così d'impatto, così diversificato, così variegato anche nelle animazioni, che poi questa sensazione di fare sempre le stesse cose non ce l'hai. Invece dal punto di vista poi anche del feeling, pad alla mano, completamente diverso da quelle che erano state le prime impressioni. Il gioco, secondo me, l'hai potuto provare anche te, è una cosa molto goduriosa, perché è uno stile di picchiaduro che è totalmente differente da quello che si può trovare in giro. Se vogliamo, è un figlioccio di Dragon Ball Budokai Tenkaichi, ma parlo dell'attualità, negli ultimi 10 anni è un figlio degli arena fighter più goduriosi che sono i Ninja Storm. È molto spettacolare, molto spettacolare, perché quella era la caratteristica principale di Naruto. Secondo me in alcuni picchi è anche superiore ancora Naruto a Dragon Ball, in certi altri la Real Engine è straripante, l'hai visto anche tu nei modelli poligonali. Sì, io non me lo aspettavo. Cioè, infatti, come dicevamo prima e come abbiamo detto anche durante il gameplay, noi la prima volta che l'avevamo visto con i primi trailer, il primo annuncio, avevamo delle incertezze dal lato tecnico, perché non sembrava proprio il massimo. Ma adesso che c'è la versione finale del gioco, l'abbiamo anche provato, l'ho provato anch'io che non l'avevo mai toccato prima d'ora, lui ovviamente l'aveva già giocato per lì dalle review, l'impatto è notevole, cioè notevole, a parte che è stradivertente, ma anche come è animato ti fa proprio, a volte sembra proprio di entrare nell'anime, cioè tutte le cose che tu hai visto nell'anime, perché adesso la maggior parte delle persone sicuramente avrà visto l'anime più che aver letto il manga, magari io parlo di quelli che si approcciano magari al videogioco, ritroveranno proprio determinate cose che sono di una cura nel dettaglio di alcune robe che sono assurde. Quindi secondo me, se si è un appassionato di Dragon Ball, ci si è sparati qualsiasi tipo di anime di Dragon Ball fin compresi, questo è il gioco proprio completo, cioè perfetto. Sì, non c'è, cioè rimane il binomio Fighters e questo. Sì, sono due questo, cose diverse. Perché sono due cose diverse. Sì. In base alla tipologia di giocatore, se sei più tecnico vai su FighterZ. Certo. Se sei più amante dello spettacolo e del giocare con gli amici online o farti la campagna senza pensieri, vai su questo. E proprio qui io direi che poi non c'è tantissimo da dire, però questo invece sì, è un elemento importante. La campagna è un valore aggiunto pazzesco, perché innanzitutto è omnicomprensiva di tutti quelli che sono stati da Z in poi, tutti gli archi narrativi di Dragon Ball, compresi Super, compresi i film più importanti. Mancano ovviamente dei personaggi noti come Super C17, come su Sherron, eccetera. Potrebbero magari arrivare nel futuro. Però per il resto è veramente bellissima, è fatta bene, con le cinematiche nel momento giusto, senza tediare, perché comunque stiamo parlando di una storia decennale, quindi dovevi comunque tagliare in alcuni momenti, e con la grandissima aggiunta, secondo me stupenda, di due cose. La prima è una visuale in prima persona che nei momenti delle cinematiche puoi far attivare per vedere dalla prospettiva di Goku o del personaggio che in quel momento stai giocando, e quindi per dire quando stai tenendo Radish e
urli a Piccolo di colpire, tu sei negli occhi di Goku, lo stai tenendo, vedi lui che si muove e vedi il colpo che ti trafigge di Piccolo e cadi a terra lì. Sta roba è bellissima. Molto incredibile. Ok. E incredibile. E dall'altra parte. Dall'altra parte c'è il What If. Ah. Grandissima sorpresa e gradita, direi. Il What If, ovvero cosa sarebbe successo se in quel momento chiave, lo snodo narrativo più importante di quel momento avesse portato a far succedere un'altra cosa. Qualcos'altro. Quindi facciamo l'esempio dei meno spoiler che si possono fare. Cosa sarebbe successo a Goku se non avesse accettato l'aiuto di Piccolo nel combattere Radish? In quel momento, l'iconico momento di Piccolo che trafigge tutti e due, sì. Non sarebbe potuto succedere. E cosa avrebbe portato a? E devo dire che gli scenari che vengono aperti dal What If dello studio di sviluppo che ha creato Sparking Zero, alcuni sono molto belli, sono un multiverso interessante. Dragon, okay. Sì. Beh, ma secondo me ci sta, perché sennò si finiva sempre nel riproporre la stessa cosa, no? Che tu rivivi questo arco narrativo, rivivi quell'altro arco narrativo, che è una cosa che magari si è vista in tanti altri giochi di Dragon Ball. Almeno qua dai un guizzo di novità, qualcosa di nuovo, qualcosa di rigiochiamocelo volentieri. Quindi possiamo definirlo, come tu l'avevi detto anche in fase di review, che questo secondo te è il tie-in, il gioco su licenza di Dragon Ball migliore mai realizzato. Sì, perché secondo me nella singola cosa, nel singolo elemento, ci sono giochi più belli. Ok. Quindi magari, come dicevo, Naruto ha un picco nella contestualizzazione dell'animazione della mossa finale che secondo me è più figo, nonostante l'effetto speciale di Dragon Ball sia incredibile e bellissimo. Però il contesto generale, cioè Sparking Zero mette assieme tanti i picchi cose. Altissimi, ok, a 360 gradi, che lo rendono nel complesso quello più completo, il tie-in migliore, dove hai il rispetto della materia prima, l'originalità, la completezza, il roster infinito, la possibilità di giocare online e offline, la possibilità di giocare elementi particolari come tutti i tornei di tutte le saghe di Dragon Ball, di giocarlo con amici, di divertirti, di personalizzare, di avere un menu in game, di avere le sfide, di avere le ricompense e di avere la chicca di tre tipologie di sfere del drago recuperabili all'interno del gioco. Non vi diremo cosa succede se ne prendete 7 e evocate i vari draghi, potete evocare più volte per avere più ricompense. Fatto così, ci giocate, è molto bello. Bene. Comunque, ragazzi, ancora una volta vi ricordiamo di andare a vedere sul nostro sito, che tra l'altro abbiamo cambiato restyling di tutta la home page, quindi potete andare a vedere lì, trovate la recensione di questo gioco, trovate anche tantissime altre recensioni in realtà, e notizie e approfondimenti e tutto quello che volete, anche ricette, se volete possiamo iniziare a fare ricette. Raccontare la storia del Katsubushi e anche del Katsudon. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi a questo canale e ci vediamo al prossimo video, che sarà di che cosa? Non lo so. Ciao a tutti. Cos'è? Cos'è lunga? Cos'è una lunghezza? Cos'è? Non ho la parole. Basta. No!